Ciao a tutti, siamo qui per la seconda parte di Rena. Ascolta, commenta Buena Madera 0 giocando a Brutal Doom. La grande missione è andare avanti ben bene con Brutal Doom. Ho finito il terzo livello, cioè il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo del primo mondo. E sono molto più difficili dei primi tre e quindi andrà malissimo, ancora peggio questa. Allora, partiamo subito facendo partire Ogri, il quarto brano di Zero, live album dei Buena Madera, che trovate su buenamadera.bandcamp.com o su Spotify o in mille altri posti. E facciamo partire Doom, che sarà molto dura, però ci si prova, vediamo se stando concentrati ce la si fa. Allora, ho il salvataggio qua, quarto livello, faccio sue maniche, ho perso il bracciale, ah si è rotto. Scusate, mi sono spaccato la schiena oggi in giardino, quindi sono abbastanza stanco, vediamo come va. Allora, la canzone che sta andando è Ogni, è la canzone più bizzarra, guarda che si stavano sparando tra di loro, è la canzone più... Si è arrabbiato con me. È la canzone più bizzarra dell'album. Ha questo intro che fa bestemmiare solamente il bassista e il batterista di Semirko. E poi parte questo tre quarti in scream. Non vi parlo troppo di Ogni perché vi ho già parlato troppo di Spia dicendovi l'ispirazione del testo. E l'ispirazione del testo di questa è la stessa più o meno di Spia, quindi forse il caso evitare. Magari vi parlo del perché l'album si chiama Zero. L'album si chiama Zero perché l'abbiamo registrato nel 2019, nell'estate del 2019. E quanto sangue è! Oi. E ci eravamo formati alla fine del 2017, inizio 2018. E quindi, facendo conto che nel 2018 avevamo anche già registrato un EP, siamo andati no di corsa di più, e non si poteva dire che stavamo facendo il nostro primo album, perché eravamo ancora in fase di rodaggio, nonostante fossimo soddisfatti delle canzoni. E quindi, prima di chiamarlo il primo album, l'abbiamo chiamato l'album Zero, dal quale si partirà verso nuove cose meravigliose. Le nuove cose non so se sono meravigliose, ma le nuove cose stanno già nascendo in abbondanza, e se il buon Gesù decide di ridurre sta pandemia che ci sta un pochino stracciando i coglioni a tutti quanti, noi Buena Madera, per quello che la pandemia dovrebbe... Vabbè, sta scherzando e drammatizzando, si potrebbe ritornare a fare le prove. E far fruttare e completare le infinite canzoni che avremo già. Oh, quanti siete! Che avremo già in cantiere. Ne abbiamo davvero 20, 30. Scritto un po' da me, un po' di jam che sono in giro. C'è davvero, come il termine giusto è smerdaro, di roba che aspetterebbe solo una rifinitura, una raffinazione. Qua facciamo un trick, visto che non riusciamo mai a arrivare all'ottavo livello. Allora, una delle regole del vecchio Doom è che Doomguy, che è il tizio lì in basso a sinistra, ossia noi che stiamo giocando, non può saltare. Ma in questa mod saltiamo e quindi possiamo pregare il gioco. Spero che il dio di Doom non si arrabbi. E per dirvi un po' di più riguardo al prossimo album, qua arriva un sacco di gente sussurra. Sì. Per dirvi un po' di più riguardo al prossimo album, abbiamo l'intenzione di fare un'autoproduzione totale. Questo era uno spectre, in mio inglese, ossia un pinky, un maialino invisibile. Ok, arrivano questi maialini invisibili che danno fastidio.
Oh mio Dio. E questa sta partendo e molla, posso parlarvene più serenamente. È la canzone più punk dell'album e anche la più divertente da suonare dal vivo. Il testo è molto molto sempliciotto, verte il tema sul se noi che diamo fastidio ai vicini quando suoniamo, quindi è semplicemente la pura gioia di fare casotto suonando, che sia punk, che sia metal, doom, stoner, queste cose, questa cosa un po' fanciullesca di fare casotto, ed è piacevole, piace a tutti, ed è per quello che il rock nonostante tutto non morirà, perché fare casotto piace a tutti, anche fare un rave abbastanza abbastanza ignorante e molto rock come cosa. Vabbè, quindi questa è sta canzone. Una particolarità è che c'è il riff che forse partirà adesso, che è una semidiminuita, così, tanto per ignoranza musicale, ne abbiamo tanta, teoria musicale ne conosciamo poche, però tanto ci buttiamo dentro delle simpatie. Guarda, l'ho evitato, ma qua sto morendo, però prendimi un po' di vita prima di andare a fare il cazzone in giro. Ho lasciato qualche medikit, sì. Ok, perché adesso c'è una parte un pochino difficile. Scusate, ho lavorato tutto il giorno in giardino. Adesso mi sono bevuto un pochino di vino. Quindi sono un po' alle grotte e magari mi impasto un po' chiacchierando. Comunque, ci siamo fatti la sera prova in casa. Non vi dico dov'è la mia casa, perché abbiamo già ho subito un furto anni e anni fa, assolutamente non divertente, perdendo 2000 euro di strumentazione. Eh sì, ci sono tutti i ladri che poi hanno beccato dopo 100 anni i carabinieri, ma ormai la nostra strumentazione era andata. Non avete visto come sono codice per le armi, vero? Perché qua è un sacchissimo di gente, io non voglio morire, voglio finire il gioco in fretta. Quindi l'idea, ho passato questo coronavirus a studiare un sacco Ableton, missaggio. Facciamo tutto con Ableton, so che non tanti usano Pro Tools, Logic, Cubase, però alla fine a livello audio non c'è alcuna differenza, perché algoritmi di lavorare su ste cose ormai sono alla perfezione, quindi non c'è problema. E quindi si usa la DAW, semplicemente con la quale ti trovi meglio. Ho iniziato con Ableton e continuerò con Ableton. Guarda che mi caghi quando ti sparo! Vabbè, lascio passare un'armatura, ma ce ne freghiamo. E oltre all'autoproduzione totale, cerchiamo anche un'autopromozione, quindi l'idea è anche fregarcene di avere un'etichetta, che ormai al giorno d'oggi serve o non serve, non siamo nei magnifici anni 80, 90, 70. Dove avere un'etichetta poteva davvero cambiarti. Adesso c'è cazzo, sangue, fuoco e fiamme. E segreto, questa è la parte finale di mola. Dai, sto cercando di andare velocissimo. Ok, altre questioni me l'ho segnato qua. Allora, le influenze di Buena Madera, vi dico un po' di gruppi che ascolto io, perché le influenze degli altri sarebbe bello se ne parlasse gli altri, però si può dire che Christian è molto Tool e Mirko è molto Slipknot, però è limitante ovviamente per entrambi sta cosa. Ammazzati. Cosa sto facendo? Spegniti luce. Okay. Questa è l'ultima canzone, si chiama Kata. È la canzone che preferisco io perché è la più incasinata. Se volete fate il calcolo del... Oh merda. Dei tempi che ci sono qui all'inizio, perché sono abbastanza... Madonna. Madonna. Va che muoio qua. No. Allora dai, facciamo una cosa.
Voilà, rieccomi. sono morto male, ho rifatto le valle in velocità perché non volevo rifare tutto. Ripartiamo con Kata, che adesso c'è il punto figo che parte. Where you're going. Mi piace un sacco questa parte qua. Le facciamo partire da Doom. Cazzo, sono andato direttamente a livello dopo perché ero a un passo dal finirlo, però mi sono fatto esplodere quei barili pieni di robe radioattive che esplodono. I barili più cattivi di sempre. Questi qua sono dei due miei amici che mi hanno accompagnato. Il viaggio! No! Si è scoperto come ho fatto arrivare qua in fretta. Non c'avevo voglia di fare il livello. Vabbè. Non abbiamo codice né niente adesso, siamo nudi e crudi. Andiamo. Via. Facciamo un po' di istruzione. Allora, per parlarvi anche il testo di questa canzone, è un testo che non ha troppo significato. Diciamo che è uno stream of consciousness. Mi hanno detto amici inglesi che l'hanno letto e non è sgrammaticato, è totalmente, non c'è nulla di sbagliato a livello grammaticale, ma si capisce che cazzo voglio dire ed è un po' l'obiettivo, perché era intima come cosa, quindi lasciare un po' nascosta una cosa intima forse va bene. E visto che spesso dicono gli artisti che non vanno spiegate le canzoni, i significati, quelle cose lì, almeno uno diciamo che non si può proprio spiegare perché è troppo incasinato. È una canzone molto vecchia, appartiene a, c'era già nel demo del 2011, quindi pensatevi che vecchia che è, però è una canzone del quale sono molto orgoglioso come i nuovi Buena Madera sono riusciti a far loro, nel senso che l'ho fatta sentire, l'ha piaciuta e ecco qua che arriva gente e tu muori, ok. Non sparare a me. Ok. Dimmi dove devo andare, adesso non mi ricordo più. Canzone molto vecchia, molto incasinata. Ma che cazzo si è chiusa? Stavo cercando di andare indietro, ma si è chiusa la parte dietro di me perché sono uno scemo. Ciao. No. E basta, non sto dicendo molto. Mi ho preso degli appunti sulle cose da dire. Un'altra cosa che volevo dire è che stiamo cercando di imparare a fare serigrafie per finalmente poter fare magliette e magari stamparci gli album da sopra. Quindi si arriverà a un livello di DIY, autoproduzione, spero estremo. Che tra l'altro mi costruisco pedali e anche la chitarra, quindi ho una chitarra nuova che mi sono costruito. Quindi arriviamo davvero a farci tutto da solo. Qua c'è un altro labirinto. E facciamo questo labirinto. Questo è il finale. E Kata all'ultimo, e qua c'è il segretino, all'ultimo, prima di andare in studio, abbiamo deciso di aggiungerci una parte, non so come definire, atmosferica. Carina così. E all'ultimo abbiamo deciso di metterci una voce. Ma una voce di chi? Ho messo uno dei nostri stand-up comedian americani preferiti, che è Bill Hicks. C'è questa storia di, se sapete l'inglese, ascoltatela direttamente. Io mi sono perso perché questo è un labirinto. Qua c'è ancora gente. Il mio amico una volta mi dava una mano. E parla di come Bill Hicks ha reagito al fatto che sua morosa lo lasciasse. Diciamo che non ha reagito. Sapevo io che c'era qualcosa. Diciamo che non ha reagito molto bene, però. No. Già l'abbiamo rubato la sua voce per metterla nell'album. Andatevi ad ascoltare voi come. C'è qualcun altro? Qua? Qua c'è un segretino, mi ricordo. Okay. Madonna. Ecco, sono andato a prendermi. Ricordo lì. Vabbè. Cosa c'è qua che
ne valeva la pena di andare, facendomi un male cane, perché vabbè, segretino. Sentite la gente che ride, andate a cercarvi Bill Hicks. Beh, tutto quello che ha fatto andate a cercare. E basta, altre cose che mi sono... Ah, l'influenza di prima! Abbiamo detto che... Gli altri Buena Madera, un pochino ve l'ho accennato, che Tool e Slipknot rappresentano un po', però ovviamente non si limitano solo a questo e loro dovrebbero parlarne. A livello mio personale, il mio gruppo del cuore, che proprio idolatro in qualsiasi loro forma, sono i Black Sabbath. E vabbè, dite, grazie al cazzo, fin troppo facile. A livello di ispirazione per i Buena Madera, dal mio lato compositivo, sono molti Black Sabbath, i Voivod, meravigliosi davvero, Melvins a bomba, i Mastodon, tutto lo Stoner Doom di... poi c'è un'ispirazione, non è che poi la nostra musica vale un milionesimo della loro, però va, livello di ispirazione si ascolta. È finito l'album, beh, io finisco comunque il livello. E anzi, per i più bravi che hanno ascoltato il mio delirio fino a... dai, che maleducazione! Ma no, da quanti maleducati! Maleducati! Ok, se fossi bravo come una volta, non mi avreste fatto questo. Accetta, no, aspetta. No, questa era proprio la cosa sbagliata da fare. Perché mi sono fatto più male da solo che... Okay, adesso dove sei? Oh, non ci si più. Mi sono fatto più male da solo. Ok, adesso un po' di silenzio, che bello il silenzio. Allora, vi faccio un regalino per i personaggi bravissimi che... Scusami, cosa ho fatto? Ho bloccato tutto. Ah no, bene. Per quelli più bravi che sono... che hanno ascoltato l'album fino... cioè, hanno ascoltato il mio delirio fino adesso... andrei a fargli ascoltare un nuovo brano ancora in fase demo che sta per uscire, si chiama Haig. Questi sono tutti i brani che vedete scorrere, tutta roba nuova, ma questa è una delle tante cartelle, sci strumentale, è una delle tante cartelle Naga, ci sarà, eccetera, una delle tante cartelle contenenti la musica del futuro di Buena Madera. Voglio farvi sentire Haig, non so se ve la faccio sentire tutta, è una demo improvvisata, ci canto anche sopra con un microfonino in mano da ubriaco, non è prodotta bene, non è fatta niente, però per chi è rimasto qua ad ascoltare fino adesso se la merita, che così verrò avanti un po' con Dumo. Si chiama Haig perché Haig on Fire. Secondo me non è male. Ok. La lascio ascoltare. No, non sono proprio bravissimo. Però vabbè. Però è un fine finale, non me lo ricordo proprio sto gioco. Vediamo se c'è qualcuno qui dentro. Guarda, guarda, guarda. Che maleducato. La maleducazione. L'educazione il giorno d'oggi. Vabbè, altre influenze. Beh, vabbè, mi piace un sacco Bathory, però non so quanto ci sia. Forse un pochino in Ovni. Dragon Fire, Sleep, Electric Wizard. Mamma mia come canto male quando sono ubriaco. Ok, questo è il livello più difficile di tutti, però non lo ascoltiamo perché abbiamo già ascoltato abbastanza della nuova canzone. Ascoltiamo un attimo assieme, perché poi parte il riff bello, ma non ve lo faccio sentire perché lo sentirete nell'album. Basta, non so se tengo sterilizzazione qua che mi sono fatto, però guarda che cattivo che è quello lì che mi sta guardando. Però vabbè, ci siamo ascoltati tutti e due le parti di Zero, ci siamo divertiti,
Non vedrete il finale di Doom, a meno che io non diventi un super youtuber gamer che faccio tutti i giochi di Doom. Sarebbe anche divertente come cosa. Però vi ringrazio se mi avete guardato fino a qua. Ci sentiamo. Se avete altre domande, perché ho risposto un pochino delle domande che mi erano arrivate. Sì, dai, più o meno. Più o meno. C'era un'altra domanda che mi era stata fatta, che... Ma perché fate questo tipo di musica al giorno d'oggi, in cui va la trap, vanno gli artisti solisti, vanno queste cose? Ci piace farlo. non ci abbiamo ragionato sopra. Ci piace fare quello che facciamo. Non che faccia cagare la trama, è sempre meglio di tante altre cose, però non... Si fa quel che si fa. Ciao a tutti!